puntata di Volley Zap vi portiamo a conoscere un po' meglio un centrale della Leo Shoes Modena che spesso veste anche la maglia azzurra. Oggi il protagonista della nuova puntata di Volley Zap è Daniele Mazzone. Ciao Brogio e un saluto a tutti gli amici di Volley Zap. Che fai, tu non saluti? Ciao. Ci sto lavorando. Sono una persona sincera, penso di essere anche gentile e poi sono abbastanza geniale, anche se più delle volte rimango un genio incompreso. Mentre per il difetto ci penserà lei. Occhio che qualunque cosa dirai potrà essere usato contro di te. Ok, ma solo un difetto, perché io ne ho una lista abbastanza lunga. Uno. Guarda che essere tanto dolce non è un difetto. Un suo grandissimo difetto, forse il più grande, che vuole sempre, sempre avere ragione. Su ogni argomento lui vuole avere ragione. E il più delle volte non ce l'ha. Se una ragione, io faccio valere le mie ragioni. Sicuramente la più grande soddisfazione è quella di essere tornato in nazionale dopo esserci già stato nel 2013, però ero mancato per qualche anno, quindi sai quanto è così, è difficile ritornare, e invece ce l'ho fatta, quindi sono soddisfatto e felice di questo. Sicuramente la manifestazione che più mi brucia, e brucerà ancora sicuramente, è il mondiale del 2018, perché un mondiale in casa, poi nella mia città, le finali a Torino, è stata un'occasione sicuramente mancata, che ha bruciato un bel po' e brucerà ancora tanto. Beh, Ivan lo chiamano Erpolemica. Toto invece è un po' disordinato, perché essendo mio vicino di posto, in spogliatoio, quasi tutte le volte quando arrivo mi trovo il mio posto occupato. Sembra un campo abusivo. Invece Matt è un po' troppo serio. Ogni tanto una risata, fatela, amico. Ah, Benji si fa la barba in spogliatoio e ogni volta trovo nel lavandino i suoi peli. Ma io posso, cioè, andare, mentre vado a farmi la doccia, trovare la sua roba? Prossima volta non si fa, lo sai, non si fa. Ma se devo dire in ordine di quanto mi sono mancati, sicuramente questa bella donzella qua. Poi, seconda posizione, la mia famiglia, mia mamma, papà, sorella, mio fratello. E al terzo posto, pari merito, il sushi e la pallavolo. Ebbene sì, sono un ghiotto mangiatore di sashimi. Il mio giocatore preferito è Emanuele Birarelli, perché fa il mio stesso ruolo, a differenza di tanti giocatori, quasi tutti, che hanno doti fisiche importanti per fare questo ruolo, lui è riuscito a rimanere per tanti anni ad altissimo livello, nonostante lui queste doti non ce le abbia mai avute, e quindi tanta stima. Sono aperto a provare qualunque tipo di cibo, magari dopo questo virus il pipistrello no. Fare un bel giro di qualche mese degli States, e se fai la brava ti porto pure a te, ok? Ti porto pure a te. Grazie. Ciao a tutti.